religione pagane, e quindi mi riallaccio a questa immagine ben consolidata nel nostro immaginario, e se è vero forse che le rovine possono dare una nuova fioritura, allora forse ogni giorno noi dobbiamo impegnarci a riportare al centro del discorso l'uomo, e c'è un'altra ricchezza, non è solo quella del mercato e della speculazione edilizia che porta anche alla speculazione, alla distruzione del nostro, della nostra memoria, del nostro paesaggio che dobbiamo riconoscere e difendere giorno per giorno. Avete qualche domanda? Qualche... Prego.
conseguenza più negativa, sì, potrebbe fare un discorso troppo lungo, non posso articolare tutto, ma un punto lo vedo, la conseguenza più negativa del turismo di massa oggi nel nostro paese, soprattutto i beni culturali, è che è prevalsa presso moltissimi politici, la più grande maggioranza, a prescindere dalla parte politica, dal partito a cui appartengono, è prevalsa l'idea che sostanzialmente le nostre beni culturali, le nostre cattedrali, i quadri che ci sono, le nostre piazze, le nostre città sono state fatte per i turisti, sono state fatte per noi, sono io temo che la percezione che la percezione più diffusa sia dentro il movimento della cultura.
tagliando i fondi della cultura, dimezzando i fondi del Ministero dell'Agricoltura, si comportava come se fosse detto. Non importa se ha detto la frase, non importa se il suo modo di ragionare è un modo di cambiare, non è che dopo hanno ripristinato. Un'altra propria considerazione, un attimo, su questa parte. Qua davanti ci sono sì. Tante cose. Sì. E volevo fare, volevo ritornare un attimo, cioè riportarmi io al tema centrale della bellezza, che non si dedica alla bellezza, diciamo, sui partiti e su quello che lavoro trovo in questa relazione. E, allora, per quanto riguarda la bellezza e anche la scrittura interessante, dunque, un'osservazione è che anzitutto la bellezza tante volte può avere a che fare con media, con diciamo anche diciamo, la ripetizione secondo certe regole che poi sono quelle diciamo della la sezione aurea che è presente in natura, nasce in natura con certe strutture come può essere quella delle conchiglie che si ripete appunto partendo da una scala più piccola che sono sempre più grandi, si ritrova per esempio anche nelle decorazioni, io mi sono sbagliato là, però mi rendo conto per esempio nei motivi ornamentali c'è una ripetizione tante volte e a volte diciamo i motivi possono essere più diversi, però tante volte l'elemento della ripetizione che ha a che fare con appunto, una struttura naturale, spesso ci affascina l'idea dell'ordine, di una certa matematica anche nella bellezza. Questo a volte io trovo che, a me personalmente invece, preferisco a volte cercare un significato nella rappresentazione iconografica presente in certi manufatti. Quindi dire, pur essendoci una certa magari come dire non bellezza in questo senso, non geometria, però tante volte il significato, quello che, cioè diciamo, è ciò che l'opera stessa mi trasmette, quindi non di per sé la bellezza può essere un qualcosa anche di, seppur emotivamente, psicologicamente catturante, come dire, può allontanare da quella che invece è una relazione con i valori, diciamo, che ha costruito quell'opera e ci potrebbe appunto permettere di imparare qualcosa anche dal passato. Cioè, in questo caso credo dire l'interessante può essere un modo per dire è interessante nel senso che mi suggerisce qualcosa di nuovo. Non so se ti spiego. No, sì, è una questione proprio visiva. Ma se capisco bene, io ho citato questa cosa perché è scritta benissimo. Formale di un'opera, questa differenza fondata sulla
sono vari modi di concepire la bellezza, però il punto è di avere, di cercare di dare alla bellezza una centralità fondata sulla sua qualità e sulla nostra libertà di scegliere, piuttosto che sulla, diciamo, sugli blockbusters di una mostra. È scientificamente dimostrato che una mostra con un milione di visitatori può essere uno stupidaggine, mentre una mostra con un milione di visitatori può essere molto bella. Allora dobbiamo cercare di introdurre questo elemento, diciamo, e dobbiamo dirlo in continuazione, che non è il numero più alto, può dare il numero più alto. Il richiamo alla qualità e il richiamo alla libertà di scegliere sulla base della qualità e la libertà di dichiarare l'importanza di questo. Questo è quello che io intendevo, non di definire la bellezza in un modo che io ho. Innanzitutto la sua assistenza probabilmente vorrei invitarmi a molte altre conferenze a cui ho partecipato. Mi hanno colpito tre aspetti fondamentali che ha citato, tre concetti. Quello della memoria e quello della consapevolezza, e che mi porta a quella che è poi la domanda. E si riaggancia anche alla risposta che aveva dato prima sulla questione del giudizio. Quando parla, la città deve essere di chi la vive, ma spesso noi siamo anche assolutamente inconsapevoli di cosa stiamo vivendo, perché si è persa la memoria, si è persa la comparazione, si è persa la consapevolezza. È un po' come il discorso, citando forse a sproposito l'articolo di Pasolini sulle lucciole: man mano che l'Italia rurale si è allontanata dal suo spirito, si è disumanizzata, si è alienata da tutto ciò che circondava la persona umana. E qua torno all'ultimo aspetto. Tutto questo escursus che le ha trattato si concretizza in un discorso fondamentale: riappropriarci di un sistema scolastico che ci invidia, che il mondo ci invidiava, e tornare a una formazione del cittadino già dalle basi. Ora, io da questo punto di vista sono molto pessimista. Lei, dal suo punto di vista, come vede la situazione? A me sembra che il cul de sac è stato già raggiunto, non ci sia una possibilità di tornare indietro, però magari la mia età, forse il fatto che non ho figli mi fa vedere le cose in modo un pochino più grigio. Magari uno con dei bambini, giustamente, deve avere anche speranze più forti per il futuro. Invece un discorso da un suo punto di vista più oggettivo, come vede questa possibilità da un punto di vista della nostra classe dirigente politica? Allora, io alla scuola ho appena accennato, forse abbiamo nel libro, anche nel libro ne parlo poco, ma non perché sia un tema, se lo devo immaginare, tutto per un libro è puntato sulla scuola, anche se non parla, se non si cita mai, quello che è successo nella scuola italiana è un vile tentativo, perché tanto male, vile perché è incolto, di demolire il sistema scolastico migliore del mondo, che è il nostro, e che continua ad essere il sistema scolastico migliore del mondo, nonostante tutti gli attacchi. E se continua ad esserlo è perché nessuno ha avuto il coraggio di smantellarlo completamente, e perché ci sono ancora legioni di insegnanti permessi. Però è sempre un rischio. Allora, io confrontando con altri paesi in cui ho vissuto, specialmente gli Stati Uniti e la Francia, continuo a pensare che